roba. Are you okay? Yeah. Oh. Shit. Wow. Hey Fanny, have you seen the latest episode of the Golden Trail series? No, but this is what happened. Precedentemente alle Golden Trail World Series, nel giorno più caldo della storia della maratona Zegama Zicorri, Kylian Jornet prende il comando subito dopo la partenza e vince la sua nona Zegama. E Liang è stata la sorpresa della giornata, correndo una gara brillante, vincendo la sua prima trail marathon di sempre. Passando a Chamonix, nonostante il caldo, è stato Davide Magnini dall'Italia che ha avuto una solida prestazione e ha conquistato la vittoria. Per quanto riguarda le donne, Ruth Croft ha preso il comando nella seconda metà della gara e ha vinto la sua prima gara nel 2019. Canazei è stata la terza tappa della serie, Davide Magnini ha dominato per tutta la gara ed è arrivato primo, vincendo due gare di fila. Judith Wider, dall'Orienteering al Trail Running, vince la Dolomites Run 2019. Dopo l'Italia ci siamo trasferiti in Svizzera per la leggendaria gara Sierre-Zinal. Kylian Jornet è tornato alla Golden Trail World Series e vince la gara battendo il record di 3 minuti e 27 secondi. Maud Matisse ha spinto molto forte dall'inizio ed è riuscita a vincere battendo il record di 5 minuti. Pikes Peak Marathon è stata mozzafiato, letteralmente ed emotivamente. Kylian Jornet è stato in testa per l'intera gara e ha vinto, ma non ha battuto il record di Matt Carpenter. Una super potente Maud Matisse ha vinto la gara aggiungendo un altro record iconico al suo curriculum, battendo quello di Megan per più di 12 minuti. Diamo un'occhiata alla classifica fino al Ring of Steel. Tra gli uomini, Davide, Bart e Stian hanno perso una posizione, Kylian Jornet ha guadagnato il primo posto e si è affermato come nuovo golden leader. Thibaut, Rémy e Nadir mantengono gli stessi punti, Andy Walker è salito di un punto dal nono all'ottavo, Aritz Egea per la prima volta in questa stagione entra nella top 10 e prende il nono posto. A chiudere la classifica maschile è Sage Canaday in decima posizione. Nella classifica femminile, Ruth Croft, Silvia Rampazzo ed Elisa Desco sono scese di una posizione e Maud ha conquistato il posto di golden leader. Judith Wider ed Eliane scendono in settima e ottava posizione, la quinta posizione viene presa da Amandine Ferrato e Meg McKenzie. Torna nella top 10 in sesta posizione. Ellie Gordon al nono posto entra nella top 10 per la prima volta in questa stagione. In decima posizione, chiudendo la classifica femminile, abbiamo Ingvild Kaspersen dalla Norvegia. La Scozia si trova nella parte settentrionale del Regno Unito, occupa circa un terzo dell'isola della Gran Bretagna. Sede del leggendario mostro di Loch Ness e dei grandi castelli dell'entroterra delle Highland, il fascino del libro di fiabe scozzese non manca mai di incantare. Ha molti tesori stipati nel suo territorio, grandi cieli, architetture antiche e fauna spettacolare. Immersa in una cornice idilliaca a sole 7 miglia a est del magnifico Glencoe, troviamo la cittadina di Kinlochleven, sede della gara Ring of Steel. It's the last race. It's the last qualifying race. We have the final. Feeling rested? Ready to rock? Yeah. Gonna be good? I'm a little stressed. Stressed? Yeah, but I'm ready to go. I came to Sugama. I really had no expectations for the race. I just wanted to try a first marathon. I didn't have any sponsor. I was just going there all alone and it was a new experience and then I won and it was crazy. Eliane vince la sua prima trail marathon di sempre. Incredibile, abbiamo una nuova golden leader. And, after that I got invited to the Mont Blanc marathon and I got a contract with Salomon and lots of things were happening. So it's kind of a huge start of my season. Eliane si è appena ritirata nella prima parte della Dolomites Run. È un altro problema per Eliane, che si ritira di nuovo qui a Sierre-Zinal. Sarà dura per lei.
I took some time to recover, and I missed the Pikes Peak, but now I'm here. It's the last race, and I'm eighth position, but I need one more race, because we need three races, and I really want to be top 10 and go to Nepal, and I aim as high as possible, so I'll do my best. Bentornati in Scozia per la sesta tappa delle Golden Trail World Series. Questa è l'ultima occasione per gli atleti di conquistare un posto nella top 10 e qualificarsi per la finale in Nepal. I think it's like 99.9% impossible. But yeah, I'm ready to go out there, give it everything I can, and see what happens. I mean, anything can happen. The people who I presume will be in front of me might not be, you never know. Miracles can happen. Holly attualmente è al 18° posto in classifica e non ha nulla da perdere, mentre Ingvild è al 10° posto e se non ottiene un buon risultato oggi potrebbe essere fuori dalla finale. So I know I need to go all in if I want to be in the top 10 and go to the final. I've chosen to run just three races out of the Golden Trail Series, so for me it was the last chance to qualify. Well yeah, I think Judith will be a strong one. La Ring of Steel 2019 è appena iniziata. Lasciamo che la lotta abbia inizio nell'ultima gara di qualificazione della stagione. Siamo all'inizio della prima salita e questa è la situazione. Nadira in testa, Bart dietro di lui. Più indietro vediamo Rémi Bonnet dalla Svizzera. Sembra che oggi potrebbe essere il suo giorno. Yeah, this year the plan was to do 4 qualifying races and to finish in the podium of 3 of them. Stian Angermuth con una quarta posizione come apripista, non male. Stian Angermuth arriva quarto, mancando di poco il podio. Stian arriva sesto, è un ottimo risultato, ma manca di nuovo il podio. And so far I've done 3 races and haven't finished in podium of any of them. So now it's last chance. This course has like everything except a lot of flats. The thing about Ring of Steel though is it's a lot different from Pikes Peak. It's a lot more technical, and the competition in all these races in the Golden Trail Series has just been at a super high level, so there's really no margin for error. I can't fall and hurt myself. I can't have a bad race. I've got to be consistent, but I am confident, more confident than I was last year at this race, and hopefully I could have a good result and get that ticket to Nepal. Nadir e Bart corrono ancora molto vicini. Bart sembra non mollare, Rémi è ancora terzo e quarto è Max King, che ha fatto una mossa da dietro. Sicuramente Rémi sta sentendo la pressione. So yeah, if I want to have a chance to qualify for the final, I have to do at least a podium, so it's gonna be super tough, but I'm up for the challenge and I'm excited for this exciting race tomorrow. Sage Kennedy ha superato Mark prima della cresta. In questo momento Mark è sesto, sembra ben lontano dalla qualifica. Se farò bene questa gara ci sarà l'opportunità di fare un buon piazzamento nella overall dopo il Nepal, e ci sarà sicuramente una sfida tra me e Davide, che è un mio amico, un mio compagno di squadra, però in gara non bisogna guardare in faccia nessuno.
Judith or Eliane or Ingvild win or come first, second, third in whatever order, then I'm definitely safe. But if that doesn't happen and Fanny or Holly wins or come second in either order, then I could be in trouble. Holly Page. So I have to make sure that I have her behind me. No mistakes are allowed tomorrow. At the beginning of the season, I didn't have a really, really good start. But now I am in the game for Nepal, so I will not give my position for that, and I will give my best tomorrow to stay in that position. È incredibile, Rémi Bonnet si è appena storto la caviglia e si sta ritirando dalla gara. The start of the big downhill towards the aid station, then I saw Bartlomei was sitting there. So it's like, of course it's good to be in a better position, but they are like friends and I'm sad to see that they are just sitting there. It's not fun. So yeah, I hope they will recover fast. Sembra che Bart sia ancora a terra e non continuerà. Appena dietro di lui abbiamo Max King, che è finito. Oh no, aspetta, un secondo. Quello non è Max, è Mark Lowenstein. Mark ha guadagnato 4 posizioni e ora è secondo. I corridori stanno per finire la prima discesa e nulla è ancora deciso. Like, enjoy the view, come on. Are you sure? No, I'm just feeling shit. I've done 3 races and haven't finished in podium of any of them. I have to do at least a podium. Holly Page. So I have to make sure that I have her behind me. 99.9% impossible. Yeah, so I know I need to go all in if I want to be in the top 10. Hopefully I could have a good result and get that ticket to Nepal. Aspetta, un secondo. Quello non è Max, è Mark Lowenstein. Mark ha guadagnato 4 posizioni e ora è secondo. There is not so many men in front of you. Judith è molto forte. E in discesa è molto forte. So I'm happy she didn't pass me. Tove Alexanderson al comando, davvero brava in discesa, stabilisce il nuovo record della gara in 3 ore, 46 minuti e 28 secondi, ben 19 minuti più veloce del precedente, fantastico! Of course I know Tove. Tove is a really good friend of mine. I met her at orienteering races. We have been competing many years together and against each other and had lots of fights together in the final shoots, but also on the courses. Judith Wider sta correndo a un ritmo incredibile, al momento è sotto il tempo record ed è all'11° posto assoluto. Indipendentemente da come finirà, questo è già un enorme risultato. But you never know, everything can happen, and I think for me the challenge is to stand on my feet, and if I do that, who knows, maybe can challenge Tove Alexanderson 10. All my races, normally, I'm really slow at the start and I get stronger and stronger and I overtake people towards the end.
So it was just, I was stressed all the race, like running scared the whole time. And so it was just keeping that pressure going, keeping mentally strong even when you feel physically weak. It was like in Sierre Zinal as well earlier this year. Eliane è sull'attraversamento del fiume, sembra che sia un po' stanca ed ora è nona e deve finire questa gara, non può permettersi di ritirarsi di nuovo. I thought, okay, I've gone all the way here and I started the race, but I wish I had a bit more training. Nadir sta ancora guidando la gara maschile e sta andando incredibilmente bene. Dopo aver conquistato la seconda posizione l'anno scorso dietro a Kilian, sembra che quest'anno stia andando per l'oro. Ha un solido vantaggio rispetto a Mark, che è attualmente secondo ed è più vicino al podio di cui ha bisogno. Poi l'ultima discesa ero completamente fritto e alla fine mi sono girato e mi sembrava che ce l'avevo vicino il secondo e gli ultimi chilometri sono stati veramente difficili. I was still convinced if I don't win that I won't make it, and then I could really push all the way, and especially the downhill I could run really hard, and this was a great feeling. It was fantastic. I tried to stay with Mark, and I know I was pushing him as well. And then I knew that somebody was back behind us about 2 minutes at the waterfall. Once we got to the top, I kind of figured out that was Gian. And then we get to the end of the ridge, starting the descent, and they said like the people in front looked tired. So that gave me some motivation to push. Stian Angermut attualmente è quarto, spinge più forte per catturare Max, vuole a tutti i costi questo podio. Nadir vince oggi con un tempo di 3 ore 14 minuti e 47 secondi. Migliorando la sua seconda posizione rispetto allo scorso anno, ottiene il suo terzo podio della Golden Trail World Series 2019. Mark Lauenstein aveva bisogno di un miracolo oggi ed è successo. Ha corso una gara brillante arrivando secondo e ora ha davvero ottime possibilità di entrare nella top 10. Dovremo aspettare i numeri ufficiali. The whole hype about qualifying for the final of the Golden Trail Series. I didn't believe in it, that it would be possible, but yeah, I was here to have fun on the race, to fight hard and to have a good battle out there. Usually I'm not the lucky one, usually like I get for what I work for, but this time I definitely got lucky and yeah, I'm in. Stian Angermut ha tagliato il traguardo al quarto posto, ma ancora una volta è fuori dal podio. Che peccato per il norvegese. Kind of disappointing not finishing on the podium, but yeah, the legs were not good and I was able to like push very good. Judith Wider supererà il record di 9 minuti e 42 secondi. Arriva con un tempo incredibile di 3 ore 36 minuti e 46 secondi. Fantastica! Conclude decima nella classifica generale di oggi. Last year I was third, this year I was second, so maybe I should come back next year and try and win. But then Judith needs to not come next year if I want to try and win. E terza è Fanny, una terza posizione un po' amara per lei. My
main goal to actually beat Holly, but I didn't manage to do that, but I finished third and I'm actually super happy with that, but it made me not qualify for the top 10, which is a pity, but yeah. But that's what's nice about the whole thing, like, you know, we spend the whole year, everyone's like racing each other, but like we're all friends before the race and after the race, and I guess during the race, but we're also rivals in the race, like you want to beat people obviously. But then I have good friends, and Holly is a really good one, so she invited me to Nepal. So I guess now you want to know who got the golden ticket for Nepal. Let's check. Nel prossimo episodio, i 10 migliori corridori del mondo parteciperanno a un viaggio da sogno nel cuore dell'Himalaya. Per la prima volta nella storia del Nepal, un nuovo percorso è nato esclusivamente per la finale della Golden Trail World Series. Sarà un viaggio di una vita. Questo è un posto come nessun altro. Chi incoronerà l'Annapurna Range?